personalità gioca un ruolo chiave strategico all'interno della nostra vita, all'interno degli scenari criminologici, investigativi e forensi. Ma che cos'è la personalità? Personalità deriva da persona e persona significa maschera. Questa è una prima riflessione importante perché comprendiamo come la personalità possa essere anche influenzata in un certo senso anche dal contesto. Perché noi esseri umani non siamo nulla senza il contesto e quindi l'ambiente in generale può tirar fuori, diciamo così, alcuni tratti della nostra personalità. Infatti qualcuno diceva che non si può conoscere veramente una persona finché la si osserva sempre ed esclusivamente all'interno dello stesso contesto. E allora occorre un'osservazione, uno studio attento della persona in contesti diversi. Più l'ambiente è di fatto anche destrutturato, più tira fuori, può tirare fuori alcuni tratti della nostra personalità. Al di là delle definizioni che possono esistere, delle correnti di pensiero e delle teorie che magari mettono in evidenza che la personalità è un insieme di fattori o di dimensioni, più suggestiva rimane sempre e comunque la teoria topografica di Freud, che diceva che la personalità è frutto di tre istanze fondamentali, l'ess, l'io e il superio. Bene, come semplificarla al massimo per evitare che ci siano delle indigestioni psicoanalitiche? L'ess è la parte istintiva, la parte animalesca che è in noi, se vogliamo. Si contrappone, in un certo senso, al superio, al controllore interno, a quella vocina che ci dice: fai attenzione, questa cosa non la puoi dire, questo comportamento non lo puoi assumere. Ti ricordo che esistono le leggi, le norme sociali, l'educazione, la coesistenza civile. Quindi il superio è frutto dei no e delle proibizioni che abbiamo ricevuto nel corso dell'infanzia, dello sviluppo, vedasi i genitori, la famiglia, gli adulti significativi, la società, i gruppi e così via dicendo. Quindi da un lato abbiamo l'ess, dall'altro lato abbiamo il superio. In mezzo c'è l'io, che cerca costantemente di mediare, di comunicare, di negoziare, ecco un ottimo esempio di negoziatore, tant'è vero che si dice che la persona dovrebbe avere un io stabile, cioè riesce a mediare bene tra queste due parti, tra queste due istanze, la parte istintiva e il superio. Ecco, troviamo davanti a noi una persona che ci fa qualcosa, istintivamente ci verrebbe da fargli un'azione magari poco gradevole. Magari istintivamente vorremmo aggredirlo per difenderci. Interviene il superiore e dice: alt, questa cosa ti pone in una situazione di rischio, perché se lo fai poi passi ovviamente dei guai dal punto di vista giuridico e legislativo. Non è una cosa corretta. Bene, questa negoziazione avviene attraverso appunto questa terza parte che è l'io, che cerca sempre di mettere in accordo l'ess e il superio. Però Freud diceva una cosa interessante. Beh, il rapporto un po' è come il cavaliere e il cavallo. È il cavaliere ad avere le redini, a decidere se andare al trotto, al galoppo, se andare a sinistra, se andare a destra, se fermarsi. Ma fate attenzione, perché di tanto in tanto il cavallo può anche imbizzarrirsi e va indipendentemente da dove vuole il cavaliere. E quindi questa era una metafora per farci magari comprendere che la personalità va studiata, ma anche in profondità, anche negli aspetti un po' più subconsci, anche in quegli aspetti più oscuri che sono presenti in ognuno di noi.